Allora, noi siamo i ragazzi del Bookblog e siamo qua con Furio Colombo e volevamo chiederle, secondo lei i prossimi 10 anni dell'Italia come saranno, anche in paragone magari con i prossimi 10 anni dell'America, e secondo lei fino a che punto si spingerà Trump? Vedi, nessuno è mai stato capace di dire davvero, ci hanno provato in tanti, ci si prova continuamente, di dire come saranno i prossimi 10 anni. Propongo di dire questo, come vorremmo che fossero i prossimi 10 anni e cosa possiamo fare perché siano come vorremmo che fossero. Io dico che vorremmo che fossero onesti, aperti, liberi e con grandi possibilità per ciascuno di noi di essere ciò che pensiamo di poter essere e di voler essere. Io dico che i prossimi 10 anni dovrebbero far crollare l'incrostazione della corruzione che è su tutte le pareti delle istituzioni italiane, e quindi, come dire, quello che ci rimane è un appello a coloro che hanno in questo momento responsabilità di qualsiasi tipo, dal piccolo sindaco all'amministratore, dall'imprenditore allo scrittore ascoltato, di battersi contro questa maledizione che è la corruzione continua che ci sta intorno, per cui ogni cosa è comprata e ogni cosa è venduta, dalle più nobili alle più ignobili, dalla salute fino all'agiatezza. In questa situazione tu mi devi domandare in questo momento, c'è speranza? Sì. Io dico che c'è speranza solo in senso, volto la domanda in senso paradossale, cioè nella mia vita, che come vedete chi mi ascolta e chi mi vede è lunga, è stata lunga, nella mia vita ho visto preannunciati e poi avvenuti effettivamente molti fatti terribili. Nel 39 da bambino sapevo che ci sarebbe stata la guerra e diciamo che non condivido quando leggo le memorie di altri della mia età che dicono ma pensavamo che sarebbe stata breve, forse perché vivevo in una famiglia che discuteva di più di queste cose, non ho mai pensato che non fosse una tragedia, che non fosse molto lunga, e pensavo dovrò crescere mentre c'è la guerra, ed era un pensiero terribile. Quando è scoppiata la pace, ecco, questo è un pensiero di cui nessuno ci ha avvertiti. Il fatto che saremmo stati liberi, io me lo ricordo come una cosa che ho scoperto una mattina, vedendo il primo carro armato americano, vedendo il fatto che non c'era più il presidio di coloro che avrebbero potuto ucciderci. La scoperta della libertà è stata istantanea, il terrore della guerra è stato lunghissimo. Quindi è possibile che voi abbiate davanti qualcosa di splendido che non siamo in grado di prevedere. In quel senso si deve avere speranza. E la seconda domanda era, allora, secondo lei che ha vissuto molti anni in America, può delinearci un po' meglio la personalità di Kennedy, dato che ha scritto anche un libro, e su che aspetti, diciamo, un po', Kennedy era più attento e quale invece ha lasciato un po' più da parte nella sua vita? Beh, la cosa simpatica di Kennedy era che, avendo buone qualità sue, uomo simpatico, uomo comunicativo, uomo carismatico, uomo gradevole nel circondarsi di altre persone, ha avuto la bravura di scegliere persone di valore che lo circondassero. Questa è una qualità che non tutti gli uomini di buona qualità, di carisma, di comunicazione hanno. Dove spesso sbagliano è nel restare soli o nel pensare sì, sono bravo, dunque adesso faccio. Lui ha avuto questo talento in più, era circondato del meglio che il tempo di allora dava, il miglior storico, il miglior studioso, il miglior scienziato, il miglior letterato, il miglior politologo, il miglior medico, le migliori persone collaboravano e venivano continuamente sentite
dimmi, insegnami, fammi sapere cos'è che non so su questa cosa. Questo rende un uomo grande, non l'essere o pensare di essere grande, ma il sapere che ci sono altri uomini grandi che ti possono, o donne tante, che ti possono aiutare, che ti possono stare accanto, che ti possono consigliare, che ti possono impedire l'errore. Ecco, avere persone che ti sanno dire di no è l'enorme talento delle persone di qualità. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.